Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento che mi è stato richiesto nel box di domande lasciato su Instagram, che è: si possono manifestare più persone specifiche contemporaneamente? Risposta breve, sì. Risposta lunga, ora vi spiego. Prima di iniziare, vi ricordo che trovate nell'info box tutte le info riguardanti l'email a cui richiedere gli audio personalizzati, il mio libro su come manifestare la persona specifica, dove parlo anche di questo argomento, tra l'altro, e tutti i riferimenti dei miei social, quindi trovate tutto lì. Non ci dilunghiamo, passiamo con la risposta. È possibile manifestare più persone specifiche contemporaneamente? Sì. Chiariamo che cos'è una persona specifica. La persona specifica è quella verso cui noi indirizziamo la nostra manifestazione. Indirizziamo i nostri pensieri, indirizziamo le nostre tecniche di manifestazione, le nostre affermazioni subliminali, eccetera. Esistono persone specifiche che noi vogliamo in senso romantico e persone specifiche che sono amici, datori di lavoro. Se io voglio manifestare un aumento da parte del mio datore di lavoro, in quel momento la mia persona specifica verso cui io indirizzo la manifestazione è il mio datore di lavoro. Quindi il mio datore di lavoro diventa la mia SP. In virtù di questo, noi già naturalmente manifestiamo più persone specifiche contemporaneamente. Perché? Perché la manifestazione non è solo mettersi lì a fare la tecnica, a fare il subliminale, a fare la manifestazione consapevole e attiva. Manifestare vuol dire semplicemente attrarre nella propria 3D, nella propria realtà dei sensi, ciò che è conforme ai nostri assunti, ovvero credenze inconsce che si sono consolidate, e vibrazioni. Dunque, ripeto, è un qualcosa che noi già facciamo naturalmente e questo vi fa capire come sì, sia possibile. È possibile manifestare più persone contemporaneamente. Nel momento in cui vogliamo manifestare più persone, facciamo finta, due persone, ok? Per lo stesso motivo, quindi in senso romantico, lì sorge la domanda e magari mi si chiede, lo posso fare? La risposta è sempre sì, nel senso che nell'ottica della legge degli assunti, tutto è possibile, ok? Nell'ottica ovviamente sempre anche di questo mondo fisico in cui viviamo. Ora, non parleremo di etica, non parleremo di considerazioni su cosa sia giusto fare e cosa no, queste sono riflessioni personali, io non consiglio di farlo o di non farlo, semplicemente rispondo alla domanda dal punto di vista della legge degli assunti. Mi si chiede se è possibile, energeticamente è possibile. Ora, il rischio qual è? Quando si manifestano due persone contemporaneamente in senso romantico, nel caso in cui per esempio una persona è single, si sta frequentando con, facciamo finta, due ragazzi contemporaneamente per poi scegliere con chi intraprendere una vera e propria relazione, ok? Bene, è possibile manifestare messaggi, uscite, attenzioni da parte di due ragazzi, esempio scemo, contemporaneamente? Assolutamente sì. Il senso è che se io sono monogama e voglio per esempio una convivenza, un matrimonio con una persona, prima o poi ovviamente dovrò scegliere. Quindi il mio consiglio è, lo potete fare fino a un certo punto, nel senso che sta a voi decidere, però sarebbe meglio e più coerente poi successivamente soffermarsi su una sola persona. Questo però dipende dalle vostre esigenze. Se siete poliamorosi oppure non volete, ecco, matrimonio, convivenza, eccetera, volete una relazione più tranquilla, sciolta, per cui anche l'altra persona è consapevole di questa cosa, non ci sono problemi. La risposta è che sì, si possono manifestare più persone contemporaneamente. L'unico limite è che se vi convincete che il manifestare l'uno vada a bloccare la manifestazione dell'altro, attirerete questo. Se voi vi convincete che è un limite, diventerà un limite. Se vi convincete che è una cosa possibile, riuscirete a fare ciò. Quindi spero di essere stata il più chiara possibile. Evitate per favore i commenti, ripeto, sull'etica, sul cosa sia giusto fare e cosa no, perché qua non stiamo andando a parlare di questo, ogni situazione a sé e io non posso consigliarvi se fare questa cosa o meno, posso solo dirvi se nell'ottica della LOA è possibile. Chiarito ciò, lasciatemi nei commenti anche altre domande a cui rispondere nei video. Mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.